Benvenuti nel mio canale, io sono Amal e oggi vorrei lavarmi i capelli perché diciamo che è ora, sono diventati una colla qua rasta allo stato puro e quindi direi di lavarli. La questione è che ho pochissimo tempo a disposizione, quindi lavo i capelli, faccio un styling contato di 5 minuti perché non ho tempo, devo fare il styling in 5 minuti e asciugarli e uscire in corsa, e quindi ho detto perché no fare questo video di puro stress. Allora vado a lavare i capelli e cominciamo con styling. Lavo i capelli e adesso vado a applicare il Cantù perché so che è entrata abbastanza, ma nello stesso momento metto poco perché ingrandisce troppo i capelli. Allora, io i capelli non ho messo una tovaglia né niente, sono bagnati. Allora, questa quantità la metto solo la parte finale dei capelli. L'altra parte, come vi ho detto, sarà una cosa super veloce, però non posso fare il styling con i capelli a metà con la riga in mezzo, perché sennò quando li asciugo rimangono con la riga in mezzo. Questo modo qua, allora questa parte qua, ok, poi qua, adesso vado a applicare il Lola Cosmetic. Come sapete, per chi mi segue, io adoro questo balsamo, questa crema che non si risciacqua per il styling perché idrata molto, la potete mettere dalla radice fino alla punta perché non impisantisce i capelli come Cantù. Okay. Adesso andiamo con la nostra Cali che mi sta chiedendo di entrare. Entra la signorina. Adesso vado a questo pettine qua perché già il fatto comunque che lo uso abbastanza. Andiamo dall'altra parte, sentite Cali che graffa, allora così e girare, però rimaniamo senza occhio, ok, l'altra parte idem, pettinare, girare e rotolare il pettine. E l'ultimo pezzettino che è piccolo, anche questo girare e pettinare. Okay. Adesso con questo, aspetta, li fisso prima con un po' di crunch, li fisso e andiamo a pettinarli così al bordo. Perfetto, così al bordo da sopra, perfetto, e così dal bordo, perfetto, sta scendendo la luce, così al bordo, perfetto, dal bordo, perfetto, e questa dal bordo, e perfetto. E vado a separarli così, 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 in varie direzioni, così e così, così e così. Ok, crunch, cuccio da dietro. Thank you.
la cosmetic. Comunque volevo dirvi che la cosmetic costa all'incirca su 15 euro e qualcosa, però ne vale un centesimo di più d'estate, perché d'estate non abbiamo voglia di star lì a fare styling, lo styling, a fare maschere, eccetera. Quindi questa qua idrata abbastanza, così, e rullo. Ok, l'altra parte, in mezzo, comunque sì, rullo, come si dice, scusate, che non voglio tagliare questo video, lo voglio fare proprio così com'è, perché così monitorate il tempo. Allora, l'avevo pagata, come avevo detto, 15 euro, ma perché ne vale la pena, e dura un sacco, vi dura, perché non è che dovete mettere chissà quanto, due gocce sono sufficienti. Ho esagerato, è caduta troppo, la metto qua davanti. E quindi funziona abbastanza bene, io mi sono trovata davvero molto bene e ve lo consiglio vivamente. C'è Cali seduta davanti alla stufa, comunque questo rumore sottofondo e la stufa, che io in bagno, io non potrei mai farmi in bagno la doccia, non ho il bagno, magari farmi la doccia col bagno freddo, non ce la posso fare, ci sono tantissimo il freddo. E adesso andiamo con l'ultima parte. Ok. E già guardate solo così. Ok. Adesso le faccio anche in su. Ok. Rullare e gira. Molliamo tutto. Ok. Io la toccavo col telefono oggi. Allora, adesso andiamo alla parte sotto e pettiniamo dal bordo. Ok, seconda. E pettiniamo dal bordo e la ultima e pettiniamo dal bordo, come vedete, guarda che belli. Adesso prendo questo e vado laterale per separarli. No, faccio così, ok? Questa parte idem, la separo con questo, così, e questa idem, la separo con questo, con le dita e con questo, così, la parte davanti, bordo col pettine. Ok, adesso crunch. Quando senti, la cosa più importante che vi dico, ragazzi, quando state facendo styling e toccate i capelli, vedete una parte che si è secca, bagnatela o usate un bel balsamo e pettinatela, perché se secco prima sarà secco anche dopo, quindi è importantissimo. Adesso io ho sentito una parte secca qua, ho sentito questa parte secca, lo so che è ben idratata, li passo solamente così e li pettino un'altra volta, voilà, vedi? Già, e se lo fate quando i capelli ancora molto bagnati vi togliete un sacco di problemi, così, anche questa parte qua. Tocchiamo, se è tutto a posto, qua no,
questa no. Vediamo la pettinata col bordo. Ok. Ok. Separiamoli. Adesso vado ad asciugarli. Io sono pronta. Ho appena finito di asciugare i capelli col phon, come vedete sono sparsi, devo darle una forma. Prendo l'aloe la voglio mettere nelle dita così, nelle dita, e passarli nella radice. Solo nella radice, non nei capelli. Volendo potete usarli anche sui capelli, però il mio obiettivo è idratare bene la radice. E adesso la punta, guarda quello che mi rimane della vasellina. Io ho tanta luce o illuminazione perché così vedete ricci, anche se la mia faccia si vede tipo un Barbara d'Urso, però non è per filtri di niente, perché se le faccio più scuro non vedete bene i miei capelli. Comunque la cosa più importante, sinceramente, come vedete io non è che mi trucco dopo e quando finisco di fare i video, perché poi faccio vedere un pochettino carina perché sembro un mostro, e perché la cosa più importante è quella di farvi vedere i capelli come vengono, la mia faccia non ha importanza, direi. Allora, tutta la vasellina che mi è rimasta è questa, dovrei andare a comprarla, a comprarla. Ok, adesso così, in questo modo. Così, volendo la vasellina la potete mettere sia prima che dopo. La vasellina è tipo come un effetto gel sui capelli che gli dà resistenza contro la umidità. Se la fate prima meglio è, però io, sapendo che non ho tanto tempo a disposizione, non l'ho fatta prima. Come vedete, vi lascio i video miei sopra, che davvero ci tengo tanto a mettere tanta vasellina perché mi dà una forma. Comunque, prima di separare, guardate che ricci. Cioè, gente, che ricci spettacolare comunque, eh? Al di là del styling veloce. Adesso andiamo a dargli un po' di forma. Forma e volume. Eccoci, guardate che comunque sono bellissimi, eh? Aspetta che gli do più forma nello specchio, o così, così, perfetto, così. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità. Grazie a tutti e buona giornata e buona domenica.